Ciao, sono Chiara, benvenute e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sarà un video un po' particolare perché il mio compare qui, Federico, mi ha lanciato un guanto di sfida chiedendomi di partecipare a un duello. Non ci saranno pistole, tuttavia la prontezza di riflessi sarà comunque fondamentale, ma non sufficiente. Oggi ci sfideremo sulle specie di pianura. Se vuoi puoi giocare con noi, così arriverai preparato al prossimo evento di impianto, quando dovrai riconoscere l'albero che hai adottato su A Nature. Pronti? Via! Quella è una quercia. In realtà quella che noi chiamiamo quercia, quindi il genere Quercus, raggruppa tutta una serie di specie: la roverella, il leccio, la farnia, la rovere, la sughera. In realtà non è proprio facilissimo riconoscere una specie dall'altra, perché tutte le querce hanno caratteristiche di interfertilità, quindi si riproducono tra di loro creando degli alberi che hanno caratteristiche un po' intermedie, rendendo un po' difficile il riconoscimento. Credo che però dalla forma così a nuvoletta, con quelle piccole orecchiette, il picciolo molto corto, si tratti di una farnia, che è la quercia più diffusa in Europa. La farnia è un albero maestoso, elegante, estremamente longevo, può arrivare anche a 40-50 metri d'altezza. Il suo legno è molto apprezzato per la costruzione di mobili pregiati e veniva anche impiegato nella costruzione delle navi, nei cantieri navali. Inoltre la farnia crea l'habitat perfetto per moltissime specie animali, uccelli, piccoli mammiferi, che si nutrono delle sue ghiande. Allora Federico, avanti con il secondo round. Questa volta Chiara la so io. Per la distribuzione e la forma ovale delle foglie e per i puntini bianchi sulla corteccia ho pochi dubbi, è una frangola. La frangola è un arbusto che cresce in pianura, ma lo si trova anche a basse quote in montagna. È un arbusto poco conosciuto e molto sottovalutato, forse per le piccole dimensioni, si aggira infatti attorno a 2 metri di altezza. Se l'ambiente e il terreno sono abbastanza umidi, la frangola può sostenere delle lunghissime fioriture che vanno dalla primavera all'inizio dell'autunno. La frangola, conosciuta con i due nomi scientifici Frangula alnus oppure Rhamnus frangola, è una specie, proprio per la sua lunga fioritura, molto apprezzata dagli impollinatori e di conseguenza anche dall'uomo per la produzione di miele. Avanti con la prossima domanda! Allora, qua è difficile perché sono due specie. Facciamo pioppo bianco e salice bianco. Pioppo e salice sono una coppia molto affiatata, crescono spontaneamente lungo i fiumi dove formano dei boschetti ripariali con altre specie. E sono specie a crescita abbastanza veloce, possono arrivare velocemente ad altezze significative, il salice arriva sui 25 metri, il pioppo può arrivare anche 30-40 metri di altezza. Tra le varie specie di pioppo, il pioppo bianco è facilmente riconoscibile per la forma della foglia, rotondo, ovata, con dei lobi che possono essere più o meno marcati. In realtà anche in questo caso la forma della foglia può variare a causa di processi di ibridazione con altre specie di pioppo. La pagina superiore della foglia è verde intenso, mentre invece la pagina inferiore è più chiara. Inoltre il pioppo è anche famoso per la grande dispersione di seme, che avviene per mezzo del vento attraverso quei batuffoli di cellulosa che sicuramente avrete visto volare durante la primavera. Il salice invece si riconosce per la tipica foglia lanceolata, quindi più lunga e appuntita. Anche questa è di due colori diversi, è verde sulla pagina superiore, mentre invece sulla pagina inferiore è argentea, quindi quando si guarda un salice bianco da lontano appare come questa bellissima chioma, tutta argentata. Anche il salice affida al vento la dispersione del seme e una curiosità interessante legata al salice è che l'acido salicilico, che è alla base del composto farmacologico aspirina, è stato per la prima volta proprio ricavato dal salice bianco. Fede, devi essere più veloce. Su questo non c'è dubbio, è l'acero campestre, si vede dalla foglia caratteristica con questi lobi e dai frutti alati disposti in modo orizzontale. L'acero campestre è da sempre uno degli alberi caratteristici del paesaggio italiano, è molto tipico delle siepi al confine dei campi agricoli. Le foglie in autunno assumono un colore giallo ambrato molto intenso. In passato l'acero campestre veniva anche utilizzato nei vigneti nella pratica chiamata vite maritata o piantata padana, un'antica tecnica che prevede l'utilizzo di alberi vivi come sostegno delle piante di vite. L'acero campestre è un albero molto difficile da confondere con altre specie, è di modeste dimensioni ma è molto apprezzato dagli animali e anche da voi, è l'albero che infatti avete adottato di più nel 2023 sul sito di Wow Nature. Chiara, siamo di nuovo pari.
Ci giochiamo tutto con l'ultima domanda. Sei pronta? Sono nata pronta. Quelle infiorescenze caratteristiche che sembrano quelle piccole pigne mi fanno dire, ti sto per stracciare, che questo è un ontano nero. Questo albero cresce fino a 20-25 metri d'altezza, cresce abbastanza bene lungo i fiumi. Il suo legno rossiccio è molto particolare e viene utilizzato in ebanisteria per creare mobili di pregio, pavimenti, ma anche strumenti musicali. Tra l'altro il legno dell'ontano nero è anche molto resistente all'acqua, infatti è stato utilizzato per le fondamenta della città di Venezia. Mi sa che a sto giro Federico t'ho stracciato. Però sono sportiva, se vuoi possiamo fare una rivincita. Va bene, ci sto. Se vuoi possiamo giocare con le specie di montagna, che so che ti fanno sentire un pochetto più a tuo agio. Ok. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like. Alla prossima! Ciao! La farnia è un albero maestoso, elegante, estremamente longevo, può arrivare anche a 40... In passato l'acero campestre... Se il video ti è piaciuto, guarda, non so proprio cosa dirti perché... Vai! Bella Fede, sa che stavolta t'ho stracciato. Amico!